Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Il progetto di oggi è la Clutch Bicolor, quindi con l'utilizzo di due diverse tonalità. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutto l'occorrente per poterla realizzare. Vi mostro adesso nel dettaglio tutto l'occorrente per poter realizzare la nostra clutch bicolor. Tutto ciò che vi mostro lo trovate sul sito Tutti a mano Luisa, io vi lascerò anche il link in descrizione per poter acquistare direttamente il kit, ma vi consiglio di dare un'occhiata perché c'è veramente tantissima roba per poter creare non solo borse, ma tantissime altre cose. Nel dettaglio ci serviranno cordino tie verde militare, cordino tie color oro. Una base preforata 25x10, io ho scelto la colorazione oro, poi due calamite, circa un metro di catena e due ponticelli. L'uncinetto che utilizzerò per tutta la lavorazione è il numero 4, quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione partendo dalla base, quindi cosa facciamo? Cappiettino... Io utilizzerò per il corpo borsa il verde militare, quindi inizio dal lato corto e inizio con due punti bassi per ogni foro che incontriamo. La codina ce la lavoriamo così la possiamo agganciare per bene sul retro. Quindi due punti bassi ad eccezione del foro all'angolo che adesso io vi mostrerò. Quindi due punti bassi. Adesso in questo noi facciamo così, due punti bassi, una catenella e altri due punti bassi sempre nello stesso foro e questo lo andiamo a ripetere negli altri angoli in questa maniera. Quindi mi raccomando, solo nell'angolo due punti bassi, catenella e due punti bassi. Procediamo negli altri fori, sempre con due punti bassi, ad eccezione, come ho detto prima, degli angoli. Quindi vi lascio proseguire da sole e ci rivediamo alla fine del giro. Siamo arrivati alla fine del giro e chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto basso che abbiamo effettuato. Così. Adesso catenella e iniziamo a fare un giro senza aumenti e senza nulla, tutto a punto basso però in costa. Quindi prendiamo solo la costina esterna, vedete, e realizziamo tutto questo giro. Su tutte le maglie disponibili quindi anche quello che vediamo nell'angolo non occorre fare altri aumenti quindi facciamo in questa maniera per tutto il giro quindi questo è un passaggio molto semplice quindi lo facciamo tutto e ci rivediamo a questo punto arrivati qui alla fine adesso e per tutto il resto della lavorazione andremo non andremo più a chiudere i giri ma lavoreremo a spirale quindi qui anziché chiudere appunto bassissimo iniziamo la, lavora, la lavorazione del punto canestro che già sicuramente molti di voi conoscete ma io appunto ve lo faccio vedere quindi io vado sul primo punto e faccio un punto basso e sul secondo il punto canestro ovvero anziché fare un punto basso qui nella parte superiore del punto fatto, vado a prenderlo qui sotto, quindi lo prendo in basso, quello successivo in alto e l'altro in basso, quindi devo alternare punti bassi presi una volta in alto e una volta in basso in questa maniera poi dal secondo giro si vedrà ancora meglio l'effetto. Quindi qui in alto e in quello successivo in basso. E lo facciamo quindi per tutta la lavorazione. Qui in basso, mi raccomando, alternateli, altrimenti non si vedrà più il disegno. Quindi cosa facciamo? Arriviamo a questo punto e vi faccio vedere come continuare col secondo giro e poi vi lascerò proseguire da sole. Siamo arrivati alla fine del secondo giro, quindi essendo lavorazione a spirale dobbiamo continuare così come vediamo i punti. Questo è il punto basso che abbiamo preso nella parte sommitale e questo è stato preso in basso e dobbiamo fare il contrario, ovvero questo lo prendiamo qui all'interno, quindi in basso. Questo è il punto canestro allungato, quindi lo prendiamo in alto. E qui in basso. Quindi non dobbiamo fare altro che alternare, così come viene, i punti per ottenere il punto canestro. Ora vi faccio vedere un altro pezzettino in maniera da mostrarvi quale sarà il risultato finale. Quindi vedete, questo è allungato, questo è il punto basso normale che prendiamo in basso e si prosegue in questa maniera. Poi adesso iniziamo a girare anche il lavoro in questo modo. Questo sarà il risultato. Quindi vi lascio proseguire da sole. Arriviamo a un'altezza di circa 22-25 cm. Sarò più precisa nel momento in cui completo tutto il corpo borsa e vi farò vedere come continuare. Ho quasi completato il corpo borsa. Io sono arrivata a circa 20-22 cm, ma per il momento la metto da parte perché dobbiamo creare la padella. In maniera tale che poi, se per caso lo vogliamo ancora alzare un pochino, siamo in tempo. Quindi, ancora come vedete, il lavoro non è completo. Io adesso vi faccio vedere come creare la parte centrale che già avete visto in anteprima, e cioè l'intreccio di alcune strisce lavorate all'uncinetto, appunto. Per realizzare queste, queste strisce, che saranno in totale 10, 5 in oro e 5 in verde, cosa facciamo? Andiamo a realizzare 51 catenelle, io già le ho fatte, e 51 in maniera tale che così quando torniamo indietro, perché torniamo indietro sulla seconda, sulla seconda catenella, avremo un totale di 50 punti. Quindi cosa facciamo? Torniamo indietro ma in questo modo, giriamo il lavoro per così... E vedete che qui abbiamo delle asole queste asole, asole centrali dove noi adesso andremo a lavorare dei punti bassissimi quindi io mi inserisco e faccio un punto bassissimo non so se lo vedete bene questa asola quindi nel momento in cui io da qui giro il lavoro se voi vedete ci sono tutte queste maglie dove noi andiamo a Creare i nostri punti bassissimi, che comunque sarà la lavorazione per tutte le strisce. Quindi dei punti bassissimi. Quindi io mi inserisco qui, in questa maniera: mi raccomando, contiamoli, devono essere 50. Voi potete farne di più di meno. L'importante è che se iniziate con un tot. Di punti devono essere uguali dall'inizio alla fine quindi vedete io continuo sempre prendendo il punto sul retro punti bassissimi e così facciamo tutta la riga ci rivediamo a questo punto per vedere come realizzare il secondo giro completato tutto il primo giro Adesso noi cosa facciamo? Catenella che sarà sempre fatto per ogni giro, voltiamo il lavoro e adesso continuiamo con righe di andata e ritorno appunto bassissimo, però da questo giro in poi sempre in costa. Quindi non tutte e due le asoline, ma solo quella esterna, quindi anziché entrare per così andiamo in questa maniera. Così daremo a quelle strisce appunto l'effetto proprio molto molto fitto quindi continuiamo sempre punti bassissimi cioè andiamo a cercare l'asolina esterna e ripetiamo così totale 10 giri e poi vi dirò anche la misura finale di ogni delle strisce che saranno tutte uguali perché appunto saranno 5 oro e 5 verdi, sempre iniziando con 51 catenelle, che poi diventeranno 50 maglie. Quindi vi lascio proseguire da sole. Quindi righe di andata e ritorno per un totale di 10 e ci rivediamo per vedere come assemblare tutte le nostre strisce insieme. Ho completato tutte le 10 strisce, 5 in verde e 5 in oro. Il risultato finale è 23 cm di lunghezza e 4 in larghezza. Voi non vi preoccupate se vi dovessero venire più lunghe, perché comunque vi verranno. Se vi vengono più lunghe, vi verranno anche più poco poco più larghe, dipende anche dalla mano. Ma poi alla fine, quando le andiamo a incastrare, tutto andrà perfetto. Poi ho chiuso sul retro tutti i fili, quindi vi conviene che tutte le parti, ovviamente dove noi vedete, abbiamo. Quindi mh, chiuso tutti i fili, li mettete tutti dello stesso verso, così verranno sul retro e non si vedranno. Adesso dobbiamo creare il nostro intreccio, quindi cosa facciamo? Dobbiamo andare a incastrare le nostre strisce in questa maniera, ci aiutiamo con delle pinze, così poi non si muovono anche perché poi dobbiamo andare a creare tutto il giro di contorno. Per la nostra patella e quindi facciamo così, poi andiamo a inserire questa in questa maniera, poi ce l'andiamo a sistemare così, poi questa ovviamente dobbiamo incastrarla così, vedete e man mano le fissiamo così e si prosegue quindi creando quindi questa va così il risultato finale dovrà essere quindi alternare strisce questo dobbiamo inserire in questa maniera E infine l'ultimo, quindi questo lo mettiamo in questa maniera e poi ce lo andiamo a pareggiare come vi ho detto con l'aiuto delle pinze. E poi andiamo a inserire pure questi. E dobbiamo fare così: quindi facciamo tutto questo lavoro, creiamo la nostra patella, quindi l'intreccio. E ci rivediamo e vi faccio vedere come creare tutto il contorno a punto basso. Ed ecco quindi tutto sistemato e pronto per la cucitura, ovvero per creare il contorno a punto basso. Lo farò col color oro e per agevolarmi io andrò a utilizzare un uncinetto leggermente più piccolo per trovare più facilmente i punti, quindi partiamo da un punto qualunque e ci andiamo a cercare quindi dei punti in questa maniera e iniziamo col contorno perché oltre a contornare ovviamente andiamo a cucire le due parti in questo modo la codina man mano ce l'andiamo a cucire io poi comincio a togliere le prime così mi viene più facile. Quindi vado avanti, mi cerco il punto e cerco quello di fronte. Così. Poi vado sul punto successivo, quindi siccome il punto bassissimo è molto fitto, vi consiglio di utilizzare un uncinetto più piccolo nel caso in cui aveste delle difficoltà. Quindi poi vado nel punto successivo, mi cerco la striscietta, vedete questo filo lo possiamo spostare e mi vado a inserire. Quindi vediamo ecco. Quindi vedete già qui la parte cucita. Vado avanti. È un passaggio più che difficile, è complicato andare a trovare i punti perché, ripeto, lavorazione molto fitta, però poi alla fine, piano piano, con un po' di pazienza, si ci riesce. Quindi questo lavoro lo dobbiamo fare per tutto il perimetro. Quindi assicuriamoci di prendere la striscia sottostante, quindi in questa maniera, vedete? Così le parti sono ben uscite e poi non si potranno più spostare. Quindi facciamo tutto questo perimetro e ci rivediamo per poter vedere come alloggiare la patella al nostro corpo borsa. Ed ecco la borsa che ha iniziato a prendere forma. Adesso vi spiego tutto. Intanto partiamo dalla patella che io ho completato e ho riquadrato nuovamente con un altro giro di punto basso, quindi non solo il primo che ha cucito tutte le varie parti, tutte le varie parti fra di loro, ma ho eh, ne ho fatto un ulteriore in verde. La misura che abbiamo ottenuto è 24 x 24, poi il corpo borsa ho ultimato con un L'ultimo giro l'ho fatto appunto bassissimo quindi senza staccare il filo. L'ultimo giro continuando appunto bassissimo quindi non più appunto canestro. L'altezza che ho ottenuto del corpo borsa è da 21 centimetri. Poi io adesso devo andare a cucire quindi la borsa. Mi sono agganciata, scusate la borsa, la patella al nostro corpo borsa. Mi sono agganciata con un nodino. E adesso vi mostro il tipo di cucitura che ho deciso di creare. Quindi io con il filo che ho già preparato, sempre in verde ovviamente, che è il, pro, il colore predominante della nostra borsa, io mi inserisco nel punto prima dove devo iniziare la cucitura. Quindi in questo modo vado a togliere il mio segnale a proposito questi due ehm, che vedete praticamente io cosa ho fatto per poter centrare la nostra patella vado a prendere quindi le estremità che divido al centro e da qui poi mi sono creata lo spazio esatto per avere un giusto equilibrio quindi questi possono anche sparire quindi arrivata a questo punto quindi io cosa faccio tolgo questo questo segnale quindi cosa vado vado in quello accanto in quello di fronte prendo tutte e quattro le asole e tiro per bene perché mi raccomando deve essere ben agganciata poi anziché continuare in questa maniera sempre da questa parte io mi inserisco prendo sempre le quattro asole, quindi dal basso verso l'alto, questo tipo di cucitura e tiro per bene. Vado avanti e faccio questo per tutti i punti che abbiamo l'uno di fronte l'altro. In questa maniera, così oltre a essere decorativo Sarà anche molto solido, quindi sarà anche una cucitura solida. E così questo sarà il tipo di apertura e questo sarà quello che noi vedremo all'esterno. Per cui completiamo questa cucitura e ci vediamo per il prossimo passaggio. Ed ecco la clutch completa, quindi io ho aggiunto. I ponticelli qui nei laterali per poter agganciare la tracolla e poi ho cucito le calamite, quindi sia sulla patella che qui sul corpo borsa, così viene chiusa perfettamente. Le misure finali sono 27x22 e il quantitativo che ho utilizzato è di circa 400 grammi per il verde militare e circa 150 per il color oro vi lascio comunque il link in descrizione dove appunto nel kit è compreso tutto così eh, se volete realizzarla identica nel kit troverete appunto tutto l'occorrente vi invito comunque a dare un'occhiata al sito Tutti a Mano Luisa perché oltre quello che oggi vi ho mostrato troverete tutto quello che vi può servire per realizzare le borse ma non solo se c'è comunque qualche passaggio che non vi è chiaro, scrivetemi tranquillamente e se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale e attivando la campanella sarete sempre aggiornate su tutti i miei progetti futuri. Per cui ci vediamo alla mia prossima creazione.